Bentornati da Carmi Special, siamo con la serie sulle vostre rose al fantacalcio. Il primo episodio è andato bene, vi ricordo che il prossimo uscirà, dipende dai like, quindi lasciate tantissimi like già da adesso. E per chi non sa ancora come partecipare, vi lascio in descrizione e anche nelle schede il video guida, appunto, dove spiego come partecipare a questa fantastica serie. Detto questo, vi ricordo che i giudizi li do in base a quando avete fatto l'asta, quindi in genere agosto, settembre, e ovviamente se sono severo è perché un determinato reparto magari non ha determinati requisiti che so che servono appunto per vincere il fantacalcio, quindi non è che sono magari tirchio o troppo severo, ma è perché quel reparto magari non ha quel determinato requisito. Detto questo, cosa complicatissima, andiamo a vedere le rose di oggi. Vi ricordo, oggi sono rose di un fantacalcio a 6, quindi sono molto forti e proprio per questo sono molto più severo, nel senso che per vincere un fantacalcio a 6, oltre alla fortuna, serve una squadra non forte ma fortissima. Quindi andiamo a vedere già la prima di Paolo Pepe 00. Allora, lui in porta c'ha consigli, Reina e Sepe, quindi due portieri del Napoli e consigli. Ho dato 7,5, perché comunque il Napoli non dovrebbe subire tantissimi gol, non è comunque Juve, Inter, altre squadre un po' più solide. Poi difensori: Acerbi, Abiol, Alexandro, Emerson Palmieri, Fazio, Kolarov, Romulo e Skriniar. Una bellissima difesa al quale ho dato 7+, perché comunque sia Skriniar comunque non si conosceva ancora bene quando l'ha presa. In ogni caso 7+ è un voto altissimo per i difensori. Appunto, una cosa che mi preme dire è che la difesa non avrà mai un 9 come valutazione, perché incide molto di meno sul fantacalcio rispetto a centrocampo e attacco. Quindi già un 7+, ragazzi, corrisponde a un 8,5 per gli altri reparti. Andiamo a vedere il centrocampo con Baselli, Bonaventura, Chiesa, Felipe Anderson, Parolo, Suso, Vesino e Zelinski. C'è un buon reparto, dato 7,5, non di più, perché comunque ci sono comunque due della Lazio, diciamo, non è ben gestito. Comunque accanto a Suso non c'è un altro forte top, vi ricordo che è un fantacalcio a 6, però in ogni caso è un buonissimo reparto, quindi ho dato un buon 7,5. Andiamo a vedere l'attacco invece, dove c'è Dzeko, Insigne, Cornelius, Borriello, Terò e Milik. Qui sono stato un po' più tirchio, ho dato 7-, perché ok Dzeko, Insigne come coppia, però il terzo attaccante è Terò. Ecco, Terò è un terzo attaccante da fantacalcio a 8, non da fantacalcio a 6. In più poi ci sono comunque Milik, Cornelius e Borriello. Capite bene che il terzo attaccante e quarto attaccante di una rosa a 6, di un fantacalcio a 6, devono essere un po' più forti. Quindi ho dato 7-. In ogni caso il voto finale è 7+, 7,25. Quindi una buona valutazione per Paolo Pepe. Andiamo adesso ad Alfo 01, che in porta ha preso, vediamo un po', Buffon, Szczęsny e Sportiello. Qui ovviamente ho dato 8-. Stessa cosa per i portieri, non ha, il voto massimo non è 9 ma un po' di meno, quindi 8-, praticamente un voto altissimo, ragazzi, perché comunque il portiere di Juventus e Fiorentina, quindi niente male. Difensori: Cancelo, De Vrij, Izzo, Koulibaly, Lichtsteiner, Lirola, Masina e Strinic. Qui invece ho dato un 6+, perché in un fantacalcio a 6 devi avere ovviamente i tre titolari fortissimi che portano bonus. Qui diciamo sì, ci sono De Vrij e Koulibaly, però c'è anche una panchina un po' sconosciuta. Per un fantacalcio a 6 è un po' strano vederlo. In ogni caso comunque un 6+ è già un buon voto, diciamo, per la difesa. Centrocampo, attenzione, perché qui sono stato veramente cattivo. Centrocampo con Benassi, Candreva, Fofana, Kessi, Kurtic, Lazovic, Pjanic, Strootman. Voi direte, cavolo, un bel centrocampo. E invece no, per un fantacalcio a 6, ragazzi, questo è un brutto centrocampo. Centrocampo al quale ho dato 5,5, sono stato anche cattivo, perché non ha un requisito importante. Non ha due top attaccanti, cioè non ha due giocatori che giocano in attacco, ma tutti centrocampisti mezzali. Centrocampisti come Strootman, Pjanic, Kessié, Kurtic, giocatori che comunque portano ogni tanto dei bonus, ma che non sono delle ali offensive, che la probabilità di portare bonus è alta. L'unico è Candreva, ecco, comunque Candreva, non è un Perotti o Suso.
quindi ho dato un forte 5,5, che abbassa molto la valutazione. In attacco anche qui sono stato cattivo, perché ha Higuain, La Padula, Berardi, Ljajic, Perica e Schick. Per un fantacalcio a 8 sarebbe stato un buon attacco, ma qui ho dato un 6 meno, perché accanto a Higuain non c'è un altro semi-top, come un Insigne, un Dybala o qualcuno di questi. Quindi il secondo attaccante in pratica è Ljajic o Berardi, La Padula, Schick e Perica. Ragazzi, qui ho dovuto dare un 6 meno. La valutazione complessiva è comunque di un 6 più 6,32, quindi non è malissimo, però per un fantacalcio a 6 poteva fare davvero davvero molto di più. Andiamo a vedere quella di Andrea G, con in porta Donnarumma, poi l'altro Donnarumma e Storari. Qui ho dato semplicemente 6,5, perché ok, portiere del Milan, ma in un fantacalcio a 6 riempire tutti e tre slot con una squadra è un peccato. Poteva prendere appunto terzo slot con una squadra anche Atalanta, Fiorentina, Torino, qualche squadra comunque di medio alta classifica. Poi difesa a Alexandro, Skriniar, Kolarov, Widmer, Albertazzi, Strinic, Barreca, Isai. Qui ho dato un 6,5, perché comunque per la difesa vi ricordo che è un buon voto, perché comunque i titolari sono fortissimi, anche se giudicati ovviamente a settembre sono meno forti, visto che Skriniar e Kolarov non ci si aspettava così bene, o meglio un po' sì ma non così bene. Poi Albertazzi non so cosa ci faccia in un fantacalcio a 6, forse ha perso una scommessa e l'ha preso. Detto questo, quindi ho dato un buon 6,5. Al centrocampo invece c'è Perotti, Savic, Luis Alberto, Yankto, Kofi, non so perché, Matuidi, Douglas Costa e Barak. Alcuni giocatori, quelli titolari, sono molto forti. Ha una pecca, ovvero il fatto che ci siano due della Lazio, due della Juventus e due dell'Udinese. Proprio per questo ho dato solo 7,5, altrimenti il voto sarebbe stato anche più alto. E poi Kofi in un fantacalcio a 6 non so cosa ci faccia lì in mezzo. In attacco ha preso Dybala, Immobile, Simeone, Pavoletti, Iago Falche e Pellegri. Quindi un buon 8,5. Non il 9 perché manca, cioè perché c'è Pellegri, che magari poteva essere tolto per qualcun altro, magari ci poteva essere un altro più titolare, ecco. E quindi però in ogni caso un buonissimo attacco con Dybala Immobile come primi due attaccanti, e terzo attaccante comunque c'è Simeone e Iago Falco, quindi davvero niente male. In più Pavoletti come quinto attaccante è davvero buono. Andiamo a vedere quella di Mimmo020 invece, con in porta Buffon, Szczęsny, Alisson. Qui ragazzi 8 più, che è forse il voto più alto che posso dare per i portieri, cioè i portieri di Roma e di Juventus e Roma. Spero comunque però non abbia speso troppo per i portieri. Poi Chiellini, De Vrij, Cannavaro, Gulu, Cancelo, Cepitelli, Barreca, Wallace. Qui ho dovuto dare comunque un 6 più, perché ok, Chiellini e De Vrij, ma il resto ragazzi poca roba. Cancelo è tutto da vedere, che comunque era infortunato. Gli altri, la panchina per un fantacalcio a 6 non è granché. Andiamo a vedere il centrocampo con Luis Alberto, Matuidi, Zenischi, Nainggolan, Ilicic, Perotti, João Mario e Laxalt. Qui c'è tanta carne al fuoco, ho dato un 7,5 buono, per un fantacalcio 6 è buono, anche se le ali come c'è solo Perotti e se vogliamo Ilicic, gli altri sono comunque centrocampisti come Luis Alberto, Nainggolan, che portano comunque dei bonus, anche Zenischi, però comunque non ali offensive, però un 7,5 comunque se lo meritava. In attacco invece c'è Dybala, Insigne, Calleon, Sau, Mandzukic e De Vrij. Qui ho dato un 7 meno. Perché? Perché ragazzi, ok avere Dybala, Insigne e Calleon come forza, però intanto sei troppo concentrato su Juventus e Napoli. In più come quarto attaccante c'è Mandzukic, quindi un altro della Juve. Poi Sau e De Vrij, quindi per un fantacalcio a 6 ha perso un po'. Non è malissimo avere quei tre là davanti, però poteva fare davvero meglio, quindi 7 meno. La valutazione finale è 7,17, quindi 7 più se vogliamo, quindi una buona rosa in ogni caso, con un po' di fortuna può anche vincere il fantacalcio. Adesso andiamo a vedere quella invece di un nome illeggibile, vediamo se riesco a pronunciarlo, lo leggo qui dalle pagelle. El Pueblo Unido Jo Mavseva Vencido, per gli amici Bob. Andiamo a vedere la sua rosa con in porta Reina, Sorrentino e Viviano. Quindi ho dato un po' 7,5, perché ha
sia Reina che altri due portieri a sua scelta, quindi 7,5 va bene. Poi difensori con Isai, Manolas, Listainer, Astori, Cancelo, Nkulu, Strinic e Wallace. Qui ho dato un 6,5 perché non ci sono i titolari che portano tantissimi bonus, però in ogni caso i nomi sono buoni per portare a casa la sufficienza. Centrocampo con Pjanic, Bernardeschi, D'Alessandro, Parolo, João Pedro, Gaston Ramirez, Strootman, De Rossi e Iago Falcao, che qui spunta centrocampista. Qui ho dato un buon 7,5 perché appunto ci sono comunque Iago Falcao e altri giocatori che possono portare bonus, anche João Pedro che è rigorista. Non è un centrocampo da 9, assolutamente no, perché i titolari non sono tutte ali, però comunque è un buon centrocampo. In attacco Icardi, Insigne, Simeone, Terò, Pavoletti, Pulcerelli e Caprari. Questo è un buon attacco, ho dato 8 meno perché comunque oltre ai Cardi c'è Insigne come secondo e Simeone come terzo, che può alternarlo con Terò e Pavoletti o talvolta anche Caprari, e Pulcerelli come ultimo, quindi un buon 8 meno ci sta, non di più assolutamente. Detto questo ragazzi, ditemi come l'avete vista voi queste rose, se sono stato troppo cattivo, ma bisogna esserlo, bisogna essere più sinceri possibile. Lasciate un like per il prossimo episodio, iscrivetevi se non siete ancora iscritti e ci vediamo con un prossimo video, a presto, magari anche oggi stesso. Ciao!